La sosta selvaggia, un malcostume ormai diffuso anche nella nostra città e che spesso crea più disagi di quanti si pensi. Lo sanno bene gli autisti del CTT Nord, che si trovano quotidianamente a combattere contro veicoli parcheggiati negli spazi di manovra, soprattutto nella zona del terminal di Piazzale Verdi. Una situazione che in alcune ore della giornata diventa insostenibile. Il problema si è accentuato all'indomani della chiusura al traffico della zona della salita delle mura di fronte all'ex cavallerizza. In assenza di quello spazio di parcheggio, succede spesso che chi deve recarsi agli uffici dell'anagrafe non trovi posto per l'auto, parcheggiandola dove capita, addirittura anche nelle corsie riservate agli autobus. Si tratta di autovetture che sono parcheggiate costantemente in divieto di sosta e creano problemi al transito dei veicoli nostri, specie gli auto snodati, perché si trovano a dover far manovra, non riescono a transitare. Macchine che oramai sistematicamente ogni giorno vengono lasciate parcheggiate in questa posizione che potete vedere qua dietro. Sollecitata più volte, l'amministrazione comunale però non ha ancora definito un incontro con le rappresentanze sindacali per cercare una soluzione condivisa. C'era stata da parte degli assessori Bove e Marchini, mi sembra c'era stata un'apertura sui giornali dove dicevano che mi avrebbero convocato, chiaramente avrei allargato la convocazione anche alle altre organizzazioni, che ci avrebbero convocato per cercare di risolvere il problema. A seguito di quella dichiarazione abbiamo fatto la richiesta di incontro, però poi di fatto la convocazione non è mai arrivata. Ma oltre al danno la beffa. La scorsa settimana una pattuglia della Polizia Municipale, chiamata per intervenire, ha multato gli scooter parcheggiati di fronte alla biglietteria, scooter in prevalenza di proprietà degli autisti stessi.